C'è lei, onorevole Cambursano, onorevole Barbato. Grazie, signora Deputato Presidente, per la facoltà concessami. E io ne approfitto subito per ringraziare il relatore di questo provvedimento, l'onorevole Fluvi, nonché il Presidente della Commissione Finanze Conte, per il lavoro speciale che siamo riusciti a svolgere insieme su questo provvedimento, per ovvi motivi, cioè che noi si è su posizioni politiche diverse, e invece poi abbiamo saputo trovare quella capacità sinergica per poter arrivare ad un lavoro utile per gli italiani. Ed è per questa ragione probabilmente che il relatore ha ritenuto di accogliere molti emendamenti di Italia dei Valori. Ne cito qualcuno, perché noi come Italia dei Valori cerchiamo di andare al cuore vero dei problemi, nel senso di trovare poi soluzioni e proposte concrete per dare delle risposte serie agli italiani. Allora, quando ad esempio nel vecchio articolo 8 che riguardava la parte sanzionatoria, chiediamo che venga estesa ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari la possibilità per l'autorità giudiziaria di affidare in giudiziale custodia tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative. Che cosa vogliamo? In un momento in cui c'è scarsezza di risorse e che si avverte soprattutto nel comparto sicurezza, mancano volanti, manca la benzina per le volanti. Allora diciamo, nel momento in cui si sequestra un bene, mettiamolo a disposizione della polizia giudiziaria per poter meglio svolgere le proprie attività operative. O quando ad esempio a seguire con un altro emendamento di prima firma Donati chiediamo che il governo presenti annualmente un apposito titolo dedicato alle misure per la semplificazione delle norme, insomma, per creare un rapporto migliore tra il contribuente ed il sistema fiscale e per sgomberare, diciamo, e per eliminare l'attuale posizione di contrasto stridente che vige purtroppo in Italia tra i contribuenti e il sistema fiscale, penso ad Equitalia e tutto il resto. Invece, bisogna creare le condizioni per riavvicinare e per creare un rapporto semplificato, trasparente, tranquillo tra il sistema fiscale ed i contribuenti. Per non parlare poi degli emendamenti che riguardavano soprattutto il settore dei giochi, nel vecchio articolo 15, su cui il sottoscritto ed Italia dei Valori da 4 anni stanno facendo una vera guerra senza quartieri, perché riteniamo sempre questo settore dei giochi qualcosa di immorale quanto antisociale, tanti danni fa al nostro paese e sentiamo sempre parlare di ludopatie, di approccio soprattutto dei minorenni al gioco, sentiamo parlare di infiltrazioni della criminalità organizzata al settore dei giochi e quindi noi abbiamo puntualmente proposto con una serie di emendamenti delle modifiche, dei miglioramenti per potenziare questo settore e controllarlo meglio, perché vogliamo uno Stato con la schiena dritta che riesca poi concretamente sul settore dei giochi a dare delle risposte, a controllarlo e a farlo funzionare nel migliore modo possibile. E quindi sul settore dei giochi diversi emendamenti a firma Italia dei Valori sono stati poi assorbiti e raccolti dal relatore. Questo per dire che, ecco, si è fatto un buon lavoro all'interno della Commissione, lavorando giorno e notte in riunioni ufficiali, ma anche in incontri informali, proprio per arrivare ad un testo
quanto più possibile migliore, soprattutto nell'interesse del Paese e per il bene comune. Però noi come Italia dei Valori perché abbiamo assunto questa posizione? Perché, guardi, signor Sottosegretario, lei ci ha seguito nei lavori in questi giorni, noi ci poniamo su ogni questione in modo costruttivo e propositivo, nel senso che oltre a svolgere questo lavoro che nel Paese facciamo di tirar fuori cose che non vanno, ma non solo vi segnaliamo, denunciamo ingiustizie, diritti negati, ruberie, soprusi che troppo spesso allignano ancora in questo Paese, ma poi immediatamente diamo le soluzioni, proponiamo con degli strumenti legislativi, ed è questa la ragione per la quale noi stiamo nelle istituzioni, per cercare poi di dar voce ai cittadini, agli italiani. C'è con noi la piazza e nel palazzo, perché è qui che portiamo le loro sacrosante ragioni. E per la verità siamo anche stufi nel vedere che ormai da anni o da decenni arriva Tremonti e fa una roba, poi arriva nel governo successivo Visco e fa esattamente il contrario e smonta quello che aveva fatto Tremonti, poi ritorna Tremonti e smonta quello che ha fatto Visco. Insomma, creando una instabilità, innanzitutto legislativa, che disorienta in modo inenarrabile l'economia vera del Paese, il mondo imprenditoriale, ma soprattutto gli investitori esteri. Cioè, vi siete mai posti la domanda perché si ha paura, gli investitori esteri soprattutto hanno paura di venire a mettere piede in Italia? Perché c'è un sistema nel quale parli del fotovoltaico e dai degli incentivi? L'anno successivo smontano tutto e tolgono tutto. Sistemi fiscali, oggi funziona così, domani funziona così. Più sempre più spesso l'abuso del diritto diventa il punto di riferimento, che pur essendo, si tratta di giurisprudenza, non è legge, ma è lo strumento con il quale troppo spesso si dice che si è battuta così l'evasione fiscale, e non va bene così. Allora io faccio una prima domanda, che è un po' la conseguenza di quanto è avvenuto ieri sera, perché guardate, ieri si è sviluppata, lo dico ai colleghi soprattutto di Commissione Finanze e di degli altri gruppi parlamentari, una vicenda davvero kafkiana, dove paradossalmente noi abbiamo visto, o meglio, c'è stata una entrata a gamba tesa del governo che, invocando l'articolo 81 della Costituzione, ci parla di una maggiore spesa con il provvedimento in corso e ci smonta un lavoro che noi penso avevamo ben fatto in commissione, ma soprattutto per un motivo tecnico-contabile, onorevole Fludi, perché dal lavoro istruttorio che noi abbiamo fatto in commissione finanze, io la prima cosa che ho capito è che per effetto della precedente spending review, che noi si è approvata qui in questa Camera non più tardi di 2 mesi fa, e allora ci avete detto come governo, nella spending review, che con l'accorpamento delle agenzie fiscali, e parlo del vecchio articolo 3, ci sarebbe stata una riduzione di costi, cioè ci sarebbe stato un risparmio di 500.000 euro, ricordo male, così ci ha detto all'epoca il governo, al quale probabilmente l'ha riferito la Ragioneria Generale dello Stato o l'ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Allora guardate, io come al solito voglio chiamare le cose con il loro vero nome e cognome, ma è strano, è anomalo, è falso quello invece che leggiamo oggi, perché leggo una missiva del Ragioniere Generale dello Stato, che a distanza di 2 mesi ci dice improvvisamente che
accorpando le agenzie fiscali solo con il provvedimento che riguarda l'azienda autonoma dei monopoli di Stato, che verrebbe accorpato nell'agenzia delle dogane, ci sarebbe il seguente risparmio. Ci sarebbe un risparmio di 237 milioni nel 2013, di 128 milioni nel 2014, di 82 milioni nel 2015, per un totale di 447 milioni solo per questo tipo di accorpamento, ovvero tra monopoli di Stato e dogane. E allora, signor Sottosegretario, io deputato della Repubblica, io Italia dei Valori, non tollero cifre ballerine che ci vengono dagli uffici dello Stato, men che mai dal ragioniere generale dello Stato, il quale, se ci dà queste cifre farlocche, se ci dà questi conti ballerini, non può fare più il ragioniere generale dello Stato. Per cui la prima richiesta che le faccio in questa occasione è che dalla pubblica amministrazione vadano a casa, vadano via, prendete a calci nel sedere quelli che non fanno il loro mestiere, non lo fanno bene, perché o sono loro dei falsari o siete stati voi dei bugiardi, perché quando nel mese di agosto ci avete detto che con la spending review si sarebbe risparmiata la modica cifra di 500.000 euro, invece ora ci dite che solo con l'accorpamento tra monopoli di Stato e agenzia delle dogane c'è un risparmio di 447 milioni a distanza di non più di 2 mesi. Beh, potevo immaginare che in 20 anni potesse esserci una modifica sconvolgente che alterava le cifre. Stiamo parlando a distanza di 2 mesi. Allora ci avete detto voi le bugie nel mese di agosto quando si è approvata la spending review? O ci state dicendo oggi delle